Primo sentimento che voglio esprimere a nome del Comune, dell'amministrazione comunale e di tutti i riminesi è un sentimento di cordoglio e di vicinanza ai familiari, ai parenti e ai figli della signora, dell'anziana deceduta a seguito di questo evento. È l'evento del secolo, come hanno detto i tecnici, c'è stata una concentrazione di acque che non si vedeva dal 1920. I tecnici la definiscono come una vera e propria bomba d'acqua che si è abbattuta su Rimini, con una concentrazione persino di 90 mm in mezz'ora d'acqua. Da ricordare che l'evento piovoso più importante dell'anno scorso, quello del 2012, aveva visto una concentrazione di 29,4 mm. Qui siamo arrivati a una concentrazione di 90 mm in mezz'ora, quindi una quantità d'acqua incredibile, misto a grandine, che ha colpito la nostra città. Sono stati attivati, io ho sentito immediatamente il prefetto, abbiamo attivato un tavolo di coordinamento d'emergenza operativo a partire dalle 18.30, quindi a fenomeno in corso, in prefettura, che ha coordinato l'azione di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, forze dell'ordine, polizia municipale. Abbiamo sia io che il prefetto richiesto subito rinforzi a Bologna alla protezione civile regionale, sono arrivate squadre, voglio ringraziare la protezione civile, i volontari, tutti i vigili del fuoco, sono arrivate squadre da Ravenna, da Forlì Cesena, da Ferrara e sono attivati le centinaia di richieste, come dire, di aiuto, sono stati attivati immediatamente dei servizi. Primo, mettere in sicurezza le persone, alcune sono rimaste imbottigliate nelle macchine tentando di passare sotto i sottopassaggi pieni d'acqua e poi interventi in edifici, sono partiti i controlli nelle scuole, già a Luna avevamo fatto 32 controlli su 39 delle scuole materne e degli asili, questo ci ha permesso di aprirle tranne tre che abbiamo ritenuto insieme ai vigili del fuoco, Antea, i tecnici hanno ritenuto di sospendere cautelativamente per la giornata di oggi, domani saranno aperte tutte le scuole, e interventi sui sottopassi. Devo dire che la pronta reazione di questo tavolo di forze che ha visto vigili del fuoco impegnati prima con 11 poi con 17 squadre, la protezione civile coordinata dalla polizia municipale, prima 8 squadre a cui se ne sono aggiunte altre 8, quindi un insieme di forze e di volontà. Io personalmente insieme al prefetto al tavolo coordinamento delle emergenze che è ancora in piedi in prefettura abbiamo chiesto la permanenza di altre 8 squadre di protezione civile regionale per intervenire su le cantine allagate, le autorimesse, gli scantinati, quindi come dire una macchina operativa pienamente funzionante. Anche sul lato, come dire, del mare, a differenza di tutti gli altri anni, abbiamo preteso e voluto un piano operativo di emergenza, tant'è che già nella notte, non a evento concluso, mezzi, camion, pale meccaniche, decine e decine di uomini sono andati a ripristinare il profilo dell'arenile negli 11 sforatori a mare. È scattato il divieto di balneazione temporanea, sono state issate anche le bandiere di segnalazione, apposti cartelli in 5 lingue che ovviamente termineranno nell'arco della giornata. Un ringraziamento davvero perché, non lo so, è scattato qualcosa, chi specula addossando responsabilità a Tizio, Caio, Sempronio, questa volta è stato un po', come dire, taciuto dalla grande maggioranza dei riminesi che invece di, come dire, parlare di fronte a un evento straordinario hanno dato una mano a chi aveva bisogno.